Benvenuti a tutti e grazie di essere con me in cucina. Allora, quest'oggi prepariamo questa diretta, la dedichiamo alla settimana dell'amore in attesa della giornata di San Valentino. Beh, insomma, noi donne ovviamente ce lo ricordiamo, ma visto che abbiamo anche parte di pubblico maschile, facciamo un piccolo refresh, così ce lo ricordiamo, anche se so che siete tutti molto molto bravi. Allora, che dire, questa diretta sarà per preparare un dolcetto. Chiaramente rispettiamo la forma del cuore, saranno dei semifreddi, quindi un'idea un pochino diversa del dolce. Utilizzeremo della panna e delle fragole fresche e poi faremo una copertura, una camicia possiamo chiamarla, di cioccolato bianco. Poi magari mentre prepariamo vediamo anche delle alternative che si possono dare al di gusto, insomma, per soddisfare un pochino tutti. Allora, ci sono alcuni passaggi che sono molto semplici, però li vediamo adesso un attimo insieme. Do solo un'occhiata ai messaggi, così magari mi dite se si legge, se si vede bene, se l'audio è buono, mi fate sapere. Ecco qua, ciao Fabia, tutto a posto? Ok, allora posso andare via tranquilla. Allora, primo passaggio, ho preparato qui una padellina con dell'acqua, la facciamo bollire. All'interno ho messo un vasetto di vetro con il cioccolato bianco che sto facendo sciogliere a bagnomaria. Allora, si può anche pensare di scioglierlo al microonde per essere un pochino più veloci, però c'è l'arma a doppio taglio, nel senso che se non si è particolarmente attenti si rischia poi di fare un patatrac e si scioglie il cioccolato, si brucia. Quindi secondo me se utilizzate la modalità tradizionale del bagnomaria va più che bene per scioglierlo. Quindi con 2, 3, 4 minuti riuscite a preparare il tutto. 2. Se non vedete a pieno campo, trascinate i messaggi a destra. Ripeto per chi si è appena collegato, anche se mi ripeto, ma è una diretta, faremo dei semifreddi a cuore con della panna e fragole rivestite con del cioccolato bianco. Allora, quindi primo passaggio, sciogliere il cioccolato, va bene? Adesso vado a prendere lo stampo, è uno stampo di silicone perché con questo tipo di stampo è facile l'espulsione poi per poterli servire. Allora io lo tengo nel freezer in modo che così è bello freddo e anche il cioccolato poi quando andiamo a spennellarlo aderisce meglio, va bene? Prendo un attimo lo stampo. Ok, eccolo qua, vedete? Allora, io oggi utilizzo questo stampo a cuore. Questa ricetta che vi do ovviamente vi può tornare utile anche per altre occasioni o con altri stampi in silicone che potete avere. Allora, pennello da cucina alla mano, ok? Prendiamo il cioccolato che oramai si è ben sciolto. Allora, le dosi ve le lascio scritte a fine diretta in modo che così intanto guardiamo i passaggi e gli ingredienti che utilizziamo. Ne facciamo magari giusto due dimostrativi e poi gli altri li preparo più tardi. Vi do un attimo un'occhiata. Buonasera Angelo, Maria Rosa, buongiorno. Antonino, ok, allora spennelliamo il cioccolato sullo stampo, vediamo se si vede bene. Sì, ok, perfetto. Allora, andiamo a spennellare in maniera piuttosto generosa, partiamo dalla base e poi dopo andiamo a salire bene anche sui lati, ok? Allora, questa è una prima passata di cioccolato che diamo, poi ne daremo un'altra in modo da strutturare un pochino di più il nostro semifreddo, quindi spennelliamo proprio facilmente in questo modo, ecco qua. Chiaramente avendo lo stampo freddo, scusate che vedo se l'inquadratura è buona, avendo lo stampo freddo da freezer ci aiuta a compattarlo un pochino meglio. Allora, per quanto riguarda questa cioccolata, io adesso sto utilizzando il cioccolato bianco perché appunto con le fragole lo trovavo gradevole. Però, ad esempio, si può utilizzare il cioccolato al latte, il cioccolato fondente, a seconda anche un po' della farcitura che poi andremo a preparare, della crema che prepariamo da mettere all'interno. Altresì, per esempio,
si può aggiungere in questa cioccolata che abbiamo appena fuso, ad esempio della granella di mandorle, delle scaglie di mandorle, delle granella di noci, insomma a seconda un po' dei gusti, della fantasia, ecco, vanno bene anche per l'estate, nel senso che potete creare anche una sorta di gelati. Ok, allora abbiamo spennellato bene bene la prima parte, adesso vado a posizionarlo in freezer un attimo, scusate, ci sono dei passaggi in cui devo andare avanti e indietro, ecco qui. Allora, fatto questo primo passaggio ci occupiamo di preparare la farcitura di questo semifreddo, quindi mi prendo un contenitore, solo un attimo accendo il mini pimer, che così poi vediamo se arriva il cavo, altrimenti mi sposto, meglio che mi sposto un pochino, è sempre una diretta, e quindi ecco, allora mi sposto un secondino così magari si vede un pochino meglio, ecco qua. Quindi prendiamo, come dicevo, un contenitore un pochino alto, andiamo a versarci la panna che prendo fredda dal frigo, va bene? Ecco qua, quindi la versiamo, perfetto. Poi io utilizzo anche uno stabilizzante per la panna, quindi vado a mettere una bustina di panna Kix. Si potrebbe anche non utilizzarla, però io così per sicurezza la metto. Quindi adesso vi faccio un pochino di rumore, perché chiaramente in cucina i rumori bisogna farli, non si può fare a meno. Ok, e vado a montare in un attimo la panna. Sarà giusto un attimo, ragazzi. Inserire anche un pochino di zucchero, ripeto, poi le dosi ve le lascio tutte quante scritte sul post della diretta quando la finisco. Prendiamo un coltellino e ci tagliamo anche delle fragole. Allora, a tal proposito, quando leggerete poi le dosi, noi adesso stiamo inserendo della frutta come fragole, ma potreste scegliere ad esempio dei frutti di bosco se vi possono piacere, oppure non so, dell'ananas, ecco, questo se volete fare con della frutta. Però se vi piacciono le creme, poi ve lo faccio anche vedere, che ne ho fatto qualcuno qualche giorno fa, si può fare anche ad esempio un semifreddo con della crema. Quindi utilizzare al posto della dose delle fragole della crema di pistacchio, se vi piace, oppure della crema al cioccolato, della Nutella, quello che più gradite, e fate magari una copertura con del cioccolato al latte, del cioccolato fondente, va bene? Ok, ancora un attimo di rumore. Vedete che ha già preso un colore adatto. Adesso ci riprendiamo il nostro stampo che abbiamo messo in freezer e diamo una seconda spennellata generosa di cioccolato bianco, ok? Ecco qua, prendiamo e facciamo ancora, adesso torniamo a spostarci un pochino. Ecco, mi sembra che così è buono. Giorgio, buonasera. Stefano, buonasera. Marti, ciao. Graziella, buonasera. Scusate, approfitto di salutarvi, sapere mi fa piacere, insomma la diretta è bella anche per stare così un po' in contatto. Allora, altra passata generosa di cioccolato, ok, sempre bene nei lati, cercando di coprire proprio tutti gli spazietti, perché altrimenti poi quando andiamo a toglierlo dallo stampo magari vi può rimanere qualche piccolo buchetto, quindi bene bene,
lo posizionate dappertutto proprio, anche se uscite un pochino dallo stampo non succede nulla, sono quei piccoli pasticci che si fanno in cucina. Ecco qua, ok, e questo lo abbiamo fatto. Poi dopo vedrete, quando proverete, mi auguro che mi mandiate anche le foto, vedo che spesso me le mandate, sono tutte molto belle, siete molto bravi, complimenti, anche un'ottima fantasia. Ecco, vedrete che appunto con lo stampo in silicone veramente vi esce con una facilità estrema. Allora noi oggi facciamo cuori, ma ci sono tanti stampi, non so, ad esempio a fiore per l'estate, per la primavera, vabbè, le stelle c'erano per Natale, però insomma ad ogni evento si può utilizzare lo stampo che più è pertinente. Ok, data anche questa seconda passata, torniamo a metterlo in freezer che così si raddensa, che poi andiamo a versare il nostro composto all'interno. Nel frattempo che si solidifica un secondino, approfitterei per preparare una piccola decorazione da inserire appunto per decorare questi semi freddi. Allora, io prendo il tappetino con la pasta da zucchero, giusto proprio, facciamo proprio due piccoli simboletti. Ad esempio potreste utilizzare, al di là appunto di inserire magari della frutta fresca sopra per decorare, ma anche ad esempio ci sono nei supermercati già pronti, ad esempio degli zuccherini già pronti di cuoricini o delle piccole sfere argentate. Poi ecco, con la fantasia insomma voi ne avete un sacco e quindi ognuno di voi può personalizzare. Io pensavo quest'oggi appunto con un po' di pasta di zucchero, proprio un piccolo accenno di cuoricini, e volendo si può fare ad esempio anche delle iniziali, ok? Se volete renderlo un po' più personalizzato con la pasta da zucchero, o avete lo stampino delle letterine, oppure così a mano lo preparate. Quindi preparo la pasta da zucchero, va un po' scaldata. Tanto vi leggo un attimo. Alfredo, buonasera. Ok, allora, tappetino, stendiamo un attimo la pasta da zucchero con un pochino di mattarello. Allora, adesso appunto io le faccio così a mano perché tengo sempre qualche panetto di pasta, però appunto ci sono un sacco di decorazioni anche già pronte al supermercato, roselline, cose varie, quello che più vi piace. Allora faccio qualche cuoricino un pochino più grande e qualche cuoricino un pochino più piccolo, va bene? Spero riusciate a vedere bene. Se non vedete completamente lo schermo libero, trascinate i messaggi sulla destra, ma penso che oramai lo sapete. Più che altro spero che l'audio sia buono, che vi sentiate bene. Ecco qua. Allora, qualche cuoricino un po' grande, poi facciamo qualche cuoricino con... vi faccio vedere gli stampini che uso. Cuoricino grande e cuoricino piccolo, ok? È bello anche decorare insomma così a mano. Adesso vediamo se questo qui, eccolo qua, che c'è l'espulsione, ecco qui, così per esempio. Adesso magari vi faccio vedere se ho a portata di mano anche qualche rosellina che trovo al supermercato. Ogni tanto mi tengo anch'io qualcosa di pronto, così, perché magari all'ultimo non hai tempo per preparare. Ecco, mi sono fatta giusto qualche cuoricino. Adesso ci spostiamo un attimo il tappetino e ci riprendiamo i nostri semi freddi. Ecco qua. Dunque, vediamo se c'è anche qualche rosellina da mostrarvi, quelle che si trovano al supermercato. Ecco, vedete? Anche queste cosine qua sono carine, sono semplici, però fanno il loro effetto, vedete? Sono delle piccole roselline che potete utilizzare quando fate ad esempio dei muffin o delle piccole decorazioni su torta, così mi sono permessa di farvi vedere qualcosa. Ok, bando le ciance, andiamo avanti col lavoro, riprendo lo stampo, eccolo qua, e adesso andiamo a inserire la crema che abbiamo preparato, ok?
Allora, cucchiaio alla mano e poi ci prendiamo una paletta per livellare, giusto per precisione. Ok, allora semplicemente andiamo a versare il composto fino a riempire bene tutto questo cuoricino. Ecco qua. Allora io lo chiudo direttamente così perché poi andrà servito nel piatto, di conseguenza la parte inferiore non serve che abbia la cioccolata. Se invece vorreste fare dei gelati, allora dovreste inserire questo preparato nuovamente in congelatore, lasciare che si raddensi bene e poi fare un'ultima colata di cioccolato per chiudere, così avete il cioccolato sia sopra sia nella parte appunto inferiore, ma noi servendo su piatto lo terminiamo così. Ok, adesso giusto vado a livellare, ecco qua, perfetto. A questo punto pronti per essere inseriti in freezer, li lasciamo 6-8 ore, o comunque se volete prepararli la sera, ecco, vi faccio vedere come viene così, ok? Li preparate la sera e poi l'indomani sono pronti. Prima del servizio, visto che saranno dei semifreddi, bisogna toglierli dal freezer tipo un quarto d'ora prima, ok? Allora, inserisco e adesso vi faccio vedere quelli che ho preparato, ok? Allora, tipi, così ve li faccio vedere e andiamo anche a decorarceli. Allora, come vi dicevo, questo è quello che abbiamo preparato praticamente adesso, chiaramente è freddo, andrebbe lasciato un quarto d'ora giusto per ammorbidire e rendere più cremoso l'interno. Vi faccio vedere, ecco, all'interno è così, vi risulta in questo modo. Ne ho fatto qualche giorno fa, come vi dicevo, con la crema di pistacchio. Allora, stesso passaggio del cioccolato, però abbiamo usato cioccolato al latte e poi all'interno ho messo la panna e invece delle fragole ho messo la crema di pistacchio. Quindi magari per San Valentino potreste fare lui e lei e fate poi un assaggio. Ok, allora adesso ce lo decoriamo un attimo, magari decoro questo qui bianco con i cuoricini che abbiamo preparato. Allora, vediamo, inumidiamo un attimo soltanto con un goccino di acqua in modo da far aderire bene la pasta da zucchero. Quindi mettiamo un bel cuoricino qui, poi un altro ce lo mettiamo qua, si vede, poi ve lo mostro più da vicino. Facciamo tre cuoricini grandi e ne mettiamo magari qualcuno di più piccolino, ecco qua. Quindi con un attimo di semplicità diamo un po' di corpo e di decoro al nostro semifreddo. Ok, se volete fare una letterina si può fare anche quella. Allora, vedete, tipo così potrebbe essere già sufficiente, però se avete piacere possiamo fare sempre con la pasta da zucchero. Allora, ci sono anche gli stampi delle lettere, però magari non tutti ce l'hanno, se stiamo dietro tutti gli stampi non si finisce più. Allora, pasta da zucchero, ci facciamo una sorta di cordina, ok? Vediamo se prende bene il video, sì, mi sembra che l'inquadratura ci sia. Facciamo una cordina sottile, così, e poi con il coltello andiamo a tagliare e sagomiamo la lettera da mettere nel nostro semifreddo. Prendo un coltellino, eccolo qua. Allora, vabbè, mi faccio la J, cosa dite? Approfitto della mia lettera e la preparo. Vediamo. Quindi faccio proprio un bastoncino. Adesso ve lo faccio vedere bene, scusate perché magari da lì non si riesce a vedere benissimo. Lo posiziono e dopo vi mostro appena terminato. Allora, applichiamo questa Jenny, ecco qua, e così è fatto. Quindi con una piccola cordina di zucchero potete disegnare, diciamo, la lettera, va bene? Allora, io spero, insomma, che vi sia piaciuta questa idea.
avete visto, è molto semplice, molto veloce. C'è qualche passaggio, però in 10 minuti si preparano. Io amo, diciamo, tutte queste ricette espresse. Non so se la pensate come me. Maria, buonasera. Monica, buonasera. Va bene. Allora, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione che mi avete dedicato. Aspetto le vostre considerazioni qualora abbiate piacere di provarle. E vi auguro una bella settimana e un buon San Valentino d'amore a tutti quanti. Un bacione. Ciao a tutti. Grazie.